Buongiorno e benvenuti nel mio favoloso cheat day. Sappiate che oggi si mangia veramente, veramente tanto. Come avete letto dal titolo, oggi uno youtuber deciderà cosa mangio per un giorno. Però stavolta non è uno youtuber italiano, qui parliamo di una collaborazione internazionale. Collaborerò per la prima volta con uno youtuber americano. Stiamo parlando di Eric the Electric, uno degli youtuber che fa food challenge più famoso al mondo. Probabilmente è il secondo o terzo più famoso al mondo. L'ho conosciuto a New York, da lì siamo rimasti amici, siamo rimasti in contatto e abbiamo sempre detto: ehi, dobbiamo fare una collaborazione insieme. Solo che c'è stata la quarantena e quindi ho pensato a questo video. Ora vi spiego. Siamo a maggio e fanno già 40 gradi. Eric mi ha chiesto di trovare un modo per collaborare insieme anche in questo periodo di quarantena e alla fine ho avuto un'idea. Io ho deciso cosa mangiava lui in un solo pasto, circa 10.000 calorie, e c'è il link qua sotto in descrizione del suo video per vedere cosa ho scelto che lui dovesse mangiare. E lui invece ha scelto cosa dovrò mangiare io in tutta una giornata. Io ho detto: decidete, fai pure 10.000 calorie, dimmi cosa devo mangiare a colazione, pranzo e cena. E ora vi lascio qui il video per farvi vedere cosa ho scelto per la mia colazione di oggi. Giovanni, what's up? Man, hopefully you're doing well. Hope you're ready for this challenge. Hope you're ready for this massive cheat day that you're about to have. 10,000 calories of whatever I choose for you. So what I was thinking, my friend, is that for breakfast, you're gonna start off with 12 dozen donuts, and you can pick whatever kind of donuts that you'd like. But I love donuts, so I think why not for you? Start with donuts. I think you can do Krispy Kreme or you could do Dunkin' Donuts. I don't think you guys have Dunkin' Donuts there. Non sono più abituato a vloggare nei luoghi pubblici con la gente che mi guarda. Ora per colazione devo trovare dei donuts. Solo che Eric the Electric non sa che qui in Italia non abbiamo né Dunkin' Donuts né Krispy Kreme. Quindi mi sto ingegnando a trovare delle ciambelle qui in giro per Milano. Diciamo che al McDonald's le troviamo sicuro. Prime 6 prese al McDonald's. Ah, ok. Comunque grazie Eric di avermi fatto girare per 40 minuti per Milano. Ho un piatto di donuts enormi in mano. Non so più dove metterli. Direi che come colazione con le donuts ci siamo. Ovviamente latte per buttare giù. E siamo pronti a cominciare questo cheat day in cui Eric the Electric decide cosa mangio per 24 ore. Eric, I want to say thank you. I really appreciate that you want to collaborate with me. So thank you so much. And let's enjoy our donuts. Non mi ricordavo così buone quelle del McDonald's. Prima è molto buona. Buona, ma molto meglio la prima. Quella con i marshmallow è diventata super famosa al McDonald's. Penso sia quella che producono di più. Questa cosa me la disse uno dei manager del McDonald's, proprio perché essendo molto rosa, molto appariscente, sembra molto quella di Homer Simpson e quindi la gente decide di mangiarla sempre. Anche se in realtà questa è molto più buona. Vanno giù come olio. Il problema delle donuts, secondo me c'è un grado di obesità maggiore negli Stati Uniti proprio per colpa delle donuts. Cioè vanno giù come acqua. Poi lì metti finiscono in 2 secondi. Proviamo quella con la cioccolata dentro. C'è da dire che l'ODS Store non si è risparmiato. Pure buona la cioccolata. E come direbbe Eric, donut all'Oreo dell'S lunga. È un minimo ripiena, penso, di crema zuccherata al biscotto. Questo è buonissimo. Sapete che ho una curiosità? Quante calorie hanno più o meno tutte queste donuts? Anche voi avete questa curiosità? Benissimo. Intanto continuiamo a mangiare. Queste ripiene hanno da sole 380 calorie, cioè manco poche. A breve vi dirò quante calorie ha questa colazione. Sono un po' spaventato. Ma voglio accorrere dopo? Voglio morire. Hanno riempita per bene, eh? Voi non lo sapete, ma sono già le 13.45. Il tempo che io finirò questa saranno le 2. Dovrei andare a pranzare, ma probabilmente mi addormenterò in un sonno lunghissimo da carb coma per circa 3 ore. Ma gli zuccheri che cominciano a dirmi tipo: ehi, perché non ti stai un pochino a letto? Vieni a dormire, piccolo zuccherino. Sai che sono zucchero, questa è poco più buona. Sto spoilerando la challenge su Instagram. Ah sì, se non mi seguite ancora su Instagram, vi invito a farlo. Giovanni Fois su Instagram. La fine della penultima.
Comunque, questa colazione, senza includere ovviamente il latte, che ho mangiato la bellezza di 3833 calorie, calcolando che mi mancano ancora due pasti giganti al quali Eric ha pensato per me, è stata bella dura, no? Ultimo pezzetto. Ah. Abbiamo finito 12 donuts. Non troppo facile, ma nemmeno troppo difficile. Quindi sentiamo Eric cosa ha da dire e vediamo con cosa ci farà pranzare. For lunch. Lunch is great. I love lunch. You can also do any sort of burger and fry combo that you like. You can choose McDonald's. You could choose any other burger restaurant that you like. You can do a bread mixture with honey or jam or anything that you want. You could even do something savory for that and make a sandwich. I think that'd be super delicious. Comunque Eric, sapendo che uno dei miei posti preferiti in America è Shake Shack, mi ha detto: vatti a mangiare gli hamburger che assomigliano a quelli, fatti un menù da qualcosa che assomiglia a Shake Shack. E io ovviamente qui al centro di Arese ho Bamburger, esattamente lo Shake Shack in Italia, e quindi sono innamorato di questo posto. Li ho già chiamati e ordinato quello che volevo, vediamo un po' se è pronto. Comunque tutto questo si sono fatte le 15:21, ho dormito circa un'oretta dopo la colazione. Grazie mille, ciao, buona giornata. Un ringraziamento speciale a Bamburger qui ad Arese, che ci ha offerto gentilmente i panini, quindi saranno buoni il doppio. Ebbene sì, allora abbiamo tanta roba da mangiare a pranzo. Sappiate che il dolce lo trovo un po' più difficile da mangiare, ma per quanto riguarda il salato ne mangio veramente tanto di più. 2 che 0. Ci teniamo noi alle nostre calorie. 2 panini qui, patatine dolci. Questa è la seconda parte del mio cheat meal deciso da Eric the Electric. Mi ha detto di mangiare un panino con burro d'arachidi, marmellate, quello che voglio, quindi dopo faremo anche un bel paninozzo pieno di burro d'arachidi e marmellata. Però intanto gustiamoci questa seconda parte del cheat meal di oggi. Ah. E direi di iniziare dal più piccolino. Chicken burger che è insalata, ketchup e un bel tocco di pollo fritto. Chiedo ancora l'aiuto di Eric per fare un bel WOW. W moment. Volevo ricordarvi che sul canale ho un pochino abbandonato le food challenge per un motivo, perché non le trovo un punto per andare avanti. Cioè, le food challenge, il portarsi al limite col cibo, è un modo che in Italia viene visto in maniera diversa dall'estero. Ed effettivamente anche io lo vedo in maniera diversa, come lo potrebbe vedere un Eric o come lo potrebbe vedere un Matt Stoney. Non voglio dare idee sbagliate di abbuffate o altre cose simili sul mio canale. Io voglio che sia un canale molto pulito, perché questo qui per me è divertimento. Questo qui è un modo per collaborare con un youtuber che stimo tanto, semplicemente mangiando. Non dico come farei ogni giorno, ma vi assicuro che quando mi faccio i miei bei giorni di sgarro, mangio veramente tanto. Se il vecchio Giovanni, un po' più immaturo, un pochino più impulsivo, era pro alle food challenge, ora semplicemente gli va di godersi il cibo, anzi mi va di godermi il cibo, che sia nella dieta, che sia nel giorno di sgarro, mangiare è un bene, soprattutto è un piacere, è uno dei miei piaceri più grandi, quindi... Perché non goderlo? Il secondo panino che andremo ad affrontare oggi, il Big Bun Shark Burger, non ho idea di come l'hanno chiamato, che è la versione americana del Big Mac. Quindi, però io ovviamente essendo una femminuccia tolgo il cetriolino perché non è che mi piace troppo. E via! Questo è grosso, eh? Bello, bello! Ho un attimo di orgasmo. Sono ovviamente fiero di me di aver chiesto a Derek di fare questo video, ma soprattutto sono contento che lui abbia scelto queste cose da mangiare. Sono buonissime. Minchia, se spaccava. Comunque non vi ho detto le calorie di quello che sto mangiando in questo momento. Ho calcolato che tutti e tre i panini hanno 2775 calorie, mentre le due patatine fritte qui c'è scritto che hanno in due 940 calorie. E ho calcolato proprio quelle dolci e quelle normali, per un totale di 3715 calorie, che sommate a quelle di prima sono 7548 calorie. Minchia. Ultimo, ma non per importanza, sua maestà, lo Smoke Burger. Questo panino è il re di tutti i panini gozzi che esistono sul pianeta Terra. Penso di voler fare un figlio con questo panino. Questa tipologia di panino, inventato ormai da qualche anno, penso, in America, è la miglior combo che possa esistere. Sembra come se tutte e sette le donne perfette che ci sono nel mondo per ognuno di noi convergessero in un panino. Basta, fine. Questa è la storia.
È esattamente come quando vai a letto con una ragazza, no? Tutta la goduria del momento magico in cui lo mangi, poi quando finisce ti lascia quel senso di vuoto, come se avessi sprecato gli ultimi 30 minuti della tua vita. Un orgasmo culinario. Prime patatine finite. Finita anche questa patatina. Sto sporcando tutto in una maniera allucinante. Vado a preparare il pane con marmellata e burro. Lui mi ha detto di mettere qualsiasi tipologia di burro per creare la mia combo perfetta. E io sinceramente vorrei dirvi che vorrei mangiare il burro di pistacchio. È finito. E questo qua serve per fare il gelato al pistacchio. Quindi purtroppo non potrò usarlo, ma sto per fare scorta, dato che oggi sono gli sconti aggiornati nel secondo link in descrizione stavolta, che dovrebbe stare il burro di pistacchi sia da mezzo chilo che da un chilo. Super scontato. Costa tipo 10 euro. Scontato, sta tipo a 8 euro un chilo. Ed è una delle cose più buone che voi possiate mangiare. Andiamo a pesare i grammi di burro d'arachidi che ci metterò, così per capire quante calorie aggiungere. Io in realtà sono un americano mancato. Potevo tranquillamente nascere in America. Minchia, 30 grammi di burro d'arachidi. La faccia lunga. X grammi di marmellata. Questa possiamo mettere quanta vogliamo, tanto ha pochissime calorie. C'è da dire che questo pasto in confronto alla colazione me lo sono gustato molto di più. Si dia inizio all'ultima parte del pranzo. E dato che ormai sono un americano, qualsiasi youtuber, Logan Paul, David Dobrik, chiunque tu sia, e vuoi collaborare con me, tu mi chiami, io vengo, 10 minuti sono lì, appena riapriranno le frontiere. Ora andiamo a vedere le calorie. Circa 80 grammi di pane, quindi 210 calorie, 220, 185 calorie, manco troppo. E con questo concludiamo un pranzo a 4125 calorie, con 7958, quindi 8000 totali nella giornata. Non male. E ora sentiamo cosa ci sta proponendo per la cena Eric The Electric. Vai, a te la linea. Giovanni, grazie la linea. Guardi, penso che lei può andare a letto. Scherzo, scherzo. Man, it's dinner time. I'd like you to save dinner for the biggest meal of the day, because that's what I always do in my videos. For that, I'm thinking you gotta do a classic cheese meat and cheese board, okay? So I'm thinking salami with some prosciutto and some delicious cheese. Make an epic cheese board, cheese and meat board, because we love that here in America. So after that, I want you to do pasta. Just make some epic pasta, gnocchi and lasagna, both of those. I think would be super good. Lastly, I want you to do your favorite pizza. You can do pepperoni, you can do a ton of meat on the pizza. Just make a really delicious, delicious, or as you like to say, I think it's in Italian, delicioso pizza. Grazie della linea, Eric. Allora, devo fare un tagliere. Meat and cheese board significa tagliere. Un tagliere di affettati e salumi, so già dove andarlo a prendere. Comunque, tra una dormita e l'altra, sono riuscito a fare un po' di corda e allenamento dentro casa. Quindi sono ufficialmente riuscito a riprendermi dal carb coma. Ora siamo pronti per andare a cena. Prima il tagliere e poi le altre due parti che ha deciso Eric di farmi mangiare oggi. Arriverò tipo a 12.000 calorie, probabilmente. Vorrei farvi notare le mie nuove scarpe, guardate. Sono le Adidas di Star Wars, con i calzini di Star Wars e ovviamente il cappello di Star Wars. Andiamo a mangiare il tagliere. Dato che stasera sia per i salumi che per la pizza che per la pasta voglio portarvi in posti fighi, dobbiamo un attimo balzare i salumi a dopo la pizza, perché ci chiude Cracco e il posto del tagliere era completamente pieno. Dobbiamo aspettare almeno 2 orette. Quindi Cracco per la pizza. Mo dimmi, chi viene a cena da Cracco oltre per prendere una pizza? Ne abbiamo ordinate 2 per non fare brutta figura. Col cappellino di Star Wars. Comunque, volevo prendere una pizza particolare per questo video, non sempre la solita margherita e cose del genere. Abbiamo preso la margherita da Cracco, che ho già fatto vedere in un video. Era molto buona e secondo me in questo video ci stava a pennello. Sì. Sicuramente questa pizza ha meno calorie di una pizza normale. Se mi ricordo bene, è buonissima. Era troppo semplice far vedere una pizza normale. Poi Eric sta guardando questo video, volevo fargli vedere il top del top della pizza che puoi trovare a Milano. 20 euro di pizza. Eric, this pizza is about $25. Usually in Italy we have $6-7 at pizza. So, but this is really good. Faccio finta di saper parlare inglese. Servono più sottotitoli mentre parlo mangiando che quando parlo in inglese. Probabilmente siamo sulle 750 calorie. 750 le abbiamo tutte. Se chiedo a Cracco di sposarmi, che mi dice? Non gli conviene. Lui cucina e io mangio. A me conviene. Io la butto lì, raga. Se questo video fa 300.000 like, invito Cracco a cucinare a casa mia con le mie padelle, con le mie posate, vediamo se è davvero così bravo. Poi bisogna vedere se accetta, però. A
Allora, io essendo di Roma, essendo molto patriottico, capisco che dire la carbonara fatta in modo diverso da una carbonara uno strizza il naso, però c'è da dire, questa pizza margherita è veramente buona. Chiedo scusa a tutti i napoletani per aver detto che questa pizza è molto buona, ma effettivamente non l'avete provata ed è molto buona. Comunque Eric mi ha detto di mangiare la pizza, io mangiavo una delle migliori che si possono trovare a Milano. Il tagliere lo teniamo per ultimo. Ora, una buona pasta matriciana o carbonara, è uguale. Per mangiare una buona pasta sono venuto da Volemo Sebbene. Dicono che sia buono, sia per la matriciana che per la carbonara. Vediamo, vi faccio sapere se è davvero buono, come dicono. Dato che Ezio ha ordinato dei fiori di zucca e pago io, penso ne assaggerò uno. Così, giusto perché pago io. Oh. È arrivata la matriciana, come potete vedere, è molto abbondante e mi ispira tantissimo. Per fortuna, visto che a me piace, mi hanno portato un pochino di pecorino, non troppo. C'è un po' di pasta nel mio pecorino. Ok Eric, this is one of my favorite kind of pasta, matriciana, and the carbonara is also my favorite. 1000 calories for one pasta. È buono. La pasta e il pomodoro sono molto buoni, ma il guanciale spacca. È incredibile come dopo 10.000 calorie io riesca non solo a mangiare ma a godermi il cibo. Non sono così pieno, poi mi sono fatto anche quasi 20.000 passi, quindi... Ecco, ora sono ufficialmente a 10.000 calorie. Ora, dato che Eric ci aveva detto di mangiare pizza, pasta e un tagliere per cena, un meat and cheese board, andiamo a mangiare il tagliere anche. Sempre se è aperto, perché se è 23.16 e si è fatto un po' tardi. Cena di mezzanotte. Questo è esattamente quello che ho pagato, due paste, un fiore di zucca e un'acqua di rubinetto. Sul sito c'è scritto antipasti 8 euro e le paste 8 euro. A casa mia 8 per 3 fa comunque 24. Io voglio capire quest'acqua, quanto è costata quest'acqua? 26 euro d'acqua? Insomma, sono appena stato truffato da il proprietario di Volemo Sebbene. Quindi Volemo Sebbene a Milano, pensa se... Ci voleva male, cioè. Famo che non ci andiamo più, eh. Due pizze da cracco, 45 euro. Due paste così, 50. Ragazzi, volevo andare a mangiare il tagliere, così come ha detto Eric. Il problema è che nel posto in cui, ovviamente non lo nominerò perché sono dei... Non mi hanno voluto far registrare, cioè mi hanno dato due ore di attesa per andare lì. E poi alla fine mi ha detto, no, guarda, non puoi registrare. Vabbè. Sorry Eric that I couldn't hit everything you said. I had some problem with the meat and cheese board. The place where I should let go, they didn't make me... record the video, so sorry about that. And then for dessert, you have to do a delicious cake. Tu portami un pezzo di torta. Quando mai mi sono dimenticato la torta? Allora? Cosa? Dov'è la torta? Hey man, yeah, I forgot the pie. Sorry. Dopo essere stati truffati dal ristorante che diceva di volermi bene ma a quanto pare mentiva, e dopo non essere riusciti a mangiare il meat and cheese board, voglio dirvi che sono arrivato ufficialmente a 10.000 calorie oggi. Sono un po' gonfio, però non mi sento benissimo. Io spero che questo video collaborazione vi sia piaciuto. Se volete un altro video collaborazione con Eric o con altri youtuber americani, magari riusciamo a raggiungere qualcuno di molto in alto, lasciate 100.000 like. E questo video a me piaceva veramente tanto girarlo, a parte la fine è andato un po' 10.000 calorie e finite male. Spero che il video vi sia piaciuto, vi chiedo di iscrivervi qua sotto al canale. Siamo già 600.000, è un traguardo importante, l'abbiamo raggiunto in due annetti, quindi sono molto contento di questo. E ci vediamo nel prossimo video, quando mi comprerò una Tesla.